sono Chicco di B00 e in questo episodio di Java in 2 minuti inizierò a spiegarvi che cosa sono i costrutti condizionali. Un costrutto condizionale è un'espressione che permette di cambiare l'output del codice in base ad una o più scelte. Per farlo possiamo usare principalmente due costrutti, if e switch. Lo switch lo vedremo nel prossimo episodio. La sintassi di base è if, fra parentesi, prima condizione, else if, seconda condizione, fra parentesi, else. Ora dobbiamo rappresentare i costrutti. Immaginiamo di dover scegliere un posto in cui soggiornare per una settimana. Le varie scelte sono un bed and breakfast, un hotel e una villa. Però avremo anche un budget limitato, quindi dobbiamo scegliere il bed and breakfast se il budget è inferiore o uguale ai 210 euro, l'hotel se il budget è compreso fra i 211 euro e i 1400, e infine una villa se siamo superiori ai 1400. Detto ciò, andiamo a creare un programma in Java per gestire questo problema. Innanzitutto creeremo una variabile chiamata budget contenente appunto il nostro budget. Per farlo scriviamo int budget uguale 1500. Ora andiamo a gestire la scelta dell'hotel. Iniziamo scrivendo if budget minore uguale a 210, sistema println bed and breakfast. In questo modo stiamo dicendo a Java: ehi, se il budget è inferiore o uguale a 210 euro, stampa bed and breakfast. Ora aggiungiamo la scelta dell'hotel. Per farlo scriviamo else if budget maggiore uguale a 211 e commerciale budget minore uguale a 1400, sistema println hotel. A questo punto stiamo dicendo a Java: se il budget è maggiore uguale a 211 ed è anche minore uguale a 1400, stampa hotel. Per l'ultima scelta andrò a scrivere else sistema println villa. In questo modo diciamo a Java: se le due condizioni precedenti non sono vere, restituisci villa. Analizzando l'esecuzione del programma, abbiamo che come prima cosa controlla che la variabile budget sia minore di 210 euro, per restituire a false. Ora deve controllare se il budget è maggiore di 211, poi controlla se è minore di 1400, esegue l'operazione end e restituirà false. Per ultima cosa controlla se il budget è superiore a 1400, stampa villa ed esce dal programma. Se il video ti ha aiutato a capire l'argomento, lascia un mi piace, altrimenti lascia un non mi piace. In ogni caso puoi sempre commentare per aiutarmi a migliorare i video futuri.